Siamo arrivati alla seconda edizione del Caffè Oscar Short Film Festival. La magia della prima, il grande successo che devo dire ha superato ogni nostra aspettativa, è diventata praticamente una certezza perché siamo finalmente sicuri di quello che in realtà il nostro pubblico desidera e il nostro pubblico coincide con chi il festival lo fa, cioè gli studenti. Decisamente la parte più interessante del tutto consiste proprio nell'organizzazione del festival affidata integralmente a vari studenti, un centinaio anche quest'anno, di cui molti già partecipanti alla scorsa edizione, che conferma naturalmente l'interesse che provano, e soprattutto molto motivati, professionalmente molto molto abili e direttamente partecipi di questa grande festa che poi è dedicata a cortometraggi che provengono da scuole di cinema di tutto il mondo. Noi pensiamo che parlare di cortometraggio sia naturalmente una cosa estremamente attuale. Il corto vive sempre in ogni epoca grande come dire, visibilità solo se legato a certi contesti, ma in questo caso qui vogliamo fare del corto una palestra costante di prova oltre che di dimostrazione. Per questo motivo cerchiamo di inserire nel nostro programma anche dei workshop. Quest'anno ne abbiamo due importantissimi. Per questo motivo percorriamo la storia del cinema dalle sue origini ai giorni nostri attraverso il corto. Per questo motivo anche cerchiamo di capire quali sono le tendenze in tutto il mondo intorno al corto. E per corto noi in realtà intendiamo qualcosa di un po' più esteso, ci portiamo quasi al mediometraggio perché i nostri film arrivano anche ai 30 minuti naturalmente. E in questo modo diamo anche spazio e voce a tutte quelle opere che diversamente troverebbero una distribuzione molto limitata proprio in virtù della loro lunghezza. Credo che sia fondamentale anche quello che viene fatto da tutti, in qualche modo, gli enti culturali che partecipano entusiasticamente quest'anno per la seconda volta, come lo scorso anno, alla nostra iniziativa. Basterà citare Big Rock, che è da Treviso la grande, come dire, base da cui l'animazione della Pixar, DreamWorks, prende piede, come ha partecipato entusiasticamente all'organizzazione di questa nuova edizione, così anche Echo Park da Los Angeles, che è l'alternativa a Hollywood, ha scoperto la nostra dimensione. E entusiasticamente arriveranno il suo fondatore e una delle registe e musiciste dell'Echo Park proprio perché intendono partecipare attivamente a questa anomala, fortunatamente anomala, esperienza che è sicuramente unica in Europa, ma anche piuttosto rara nel mondo.